Mentre la FIOM rivendica il fatto che la CGIL aderisce alla manifestazione del 21, la componente sindacato un'altra cosa, prende una posizione molto critica nei confronti dell'organizzazione. Addirittura Bellavita, nella tua relazione hai detto che vi sentite quasi un corpo estraneo da questa organizzazione. Cosa sta succedendo dentro la CGIL e nella relazione tra la CGIL, le sue categorie e le sue componenti? Sì, per noi essere corpo estraneo in CGIL vuol dire essere parte di un'organizzazione, ma non condividere la degenerazione profonda di questa organizzazione. Degenerazione che per certi versi riguarda anche i costumi interni, ma che riguarda soprattutto le pratiche. Siamo corpo estraneo perché pensiamo che il 10 gennaio non sia esattamente la panacea di tutti i mali sindacali. Ricordiamo che il 10 gennaio è l'accordo. Sì, hai ragione. Il 10 gennaio è il testo unico, l'accordo del 10 gennaio 2014, cioè il chiamato testo unico sulla rappresentanza, che non sia esattamente un accordo che consegna il potere alla democrazia sindacale ai lavoratori e lavoratrici, ma invece sia un accordo che mutua e prende a riferimento il modello Marchionne, cioè quello che abbiamo conosciuto purtroppo ai noi a Pomigliano e a Mirafiori, che poi è diventato un modello generale, e quindi che gli accordi sindacali diventano legge interna e impediscono il conflitto, quindi una limitazione del diritto di sciopero costituzionalmente sancito, che c'è la derogabilità per cui il contratto nazionale viene svalorizzato completamente. Questo è un punto, ma c'è anche dell'altro. Essere corpo estraneo significa anche per noi non accettare l'ipocrisia del palazzo. C'è un'organizzazione sindacale, il sindacalismo confederale in Italia e più in generale, che ha accettato le compatibilità date. Il quadro di quello che io ogni tanto chiamo il sindacalismo, il riformismo della miseria, cioè l'idea di poter stare dentro i margini che il quadro dell'Unione Europea, che le compatibilità che le imprese ti pongono definisce, è un quadro in cui per i lavoratori non solo non c'è nulla, ma c'è un processo di spoliazione progressiva di diritti e salario. Però c'è chi dice che la manifestazione della FIOM, lo dice la FIOM, non lo diciamo noi, è contro la finanziaria, contro le scelte del governo Renzi, e in più che la CGIL si sta attrezzando ad andare a un referendum sullo Job Act. Questo riformismo della miseria però dà alcuni segni, oppure sono anche questi dei falsi obiettivi? Ma noi consideriamo che la manifestazione del 21 e del 28 siano sotto il minimo sindacale rispetto al perdurare dell'attacco di governo e padronato, la condizione dei lavoratori e lavoratrici. Basta leggere il giudizio della CGIL sulla legge di stabilità, che è durissimo, quindi viene considerata una manovra di classe. E se questo è il giudizio, però la risposta è nulla. Una manifestazione di sabato il 28 in cui il contratto pubblici che mette insieme la scuola, il 21 la FIOM scende in piazza contro il governo, sulle pensioni e tutto, però ha una piattaforma contrattuale per rinnovare il contratto metalmeccanici che è di adeguamento al quadro e al modello imposto, che non è di rottura, non è di forzatura, è una piattaforma su cui non puoi costruire una mobilitazione, che non è antagonista ai processi che il governo e che anche CGIL CISL, appunto col testo unico del 10 gennaio, hanno messo in campo. E sul referendum? Il referendum, una campagna per referendum potrebbe avere una sua valenza, potrebbe avere un valore, però deve essere accompagnata da iniziativa sociale. Non può esistere in un paese in cui non c'è più nessuna iniziativa sociale, in cui si parla in astratto di iniziativa referendaria. C'è un rischio serio e drammatico. Io non vorrei che i referendum venissero fatti con l'idea di chiudere una partita, non invece di aprirla e di sostenerla. Quindi voi continuate con un impegno per cambiare la CGIL, ma fino a che punto si può sperare di cambiare questa organizzazione? Noi continuiamo a sfidare l'organizzazione sul terreno delle cose che non fa, sul terreno dei bisogni sociali che non hanno risposta. Continuiamo a chiedere un bilancio interno che non viene mai fatto, ovviamente, perché altrimenti tutti dovrebbero dare ragione non a noi, ma a prendere atto di quella che è il divario tra quello che si dice, quello che si denuncia e quello che si fa, e i risultati. Continuiamo però ad avere il baricentro iniziativa all'esterno della CGIL, e cioè esattamente nei movimenti sociali, che in questa fase sono in grandissima difficoltà, che però in maniera, come dire, latente, sotto traccia stanno lavorando. C'è sempre una costruzione carsica, no? di una nuova soggettività che magari ancora noi non vediamo. Non vogliamo lasciare spazio all'estrema destra, non vogliamo lasciare spazio a chi fa della xenofobia, del razzismo, della violenza, anche nella contrapposizione tra categorie, nella rottura di ogni elemento di solidarietà e coesione la sua ragione d'essere. Vogliamo lavorare su un terreno che è antagonista rispetto a loro, e per questo eravamo
facciamo in piazza Bologna contro l'ascesa dei barbari, chiamiamoli così, poi in termini forzato, ma insomma del centrodestra, che ha fatto la prova di forza a Bologna, non a caso, per dire che quello spazio, lo spazio di questo autunno gelido lasciato libero dalla rappresentanza politica e sociale del lavoro, tentano di occuparlo loro e avevano messo dietro, sono stato in piazza quindi a contestare ovviamente, però ho visto che c'era anche un manifesto, c'era un tabellone che diceva abrogare la Fornero, cioè rischiano loro di rubare parole d'ordine, una rappresentanza che doveva essere in primo luogo nostra, quindi per questa ragione la centralità serve anche a costruire quel conflitto che faccia da pressione alla CGIL, perché non perché possa cambiare la sua organizzazione, le organizzazioni sono tutte irriformabili, ma perché sia costretta a pratiche politiche diverse. Se noi riusciamo a essere parte di chi vuole ricostruire coscienza nei luoghi di lavoro, conflitto nei luoghi di lavoro e non solo, perché c'è la dimensione del territorio, dei bisogni sociali, i tagli alla sanità, i pensionati, di questa umanità che paga il prezzo delle politiche austeritarie, riusciamo a essere parte di chi vuole ricostruire il conflitto, beh forse facciamo tanto. Infine il quadro politico, ne hai accennato nella riflessione, si muove qualcosa a sinistra, si sono creati dei gruppi parlamentari unitari, si dice di un nuovo soggetto, ci sono altri processi costituenti, anche molto più antagonisti rispetto al quadro. Voi, si dice che una parte del sindacato sarebbe interessato alla nascita di un nuovo soggetto a sinistra, tra cui pezzi della CGIL. Voi come vedete il quadro politico e questi movimenti in corso? Beh, intanto credo che un qualsiasi processo di ricomposizione si deve misurare in primo luogo con anche un'iniziativa sociale, cioè secondo me non può esserci ricomposizione politica senza un processo sociale, e il processo sociale è diciamo, il punto vero su cui riaggreghi, ricostruisci soggettività, e il processo sociale non c'è, quindi in primo luogo va costruito questo, però diciamo, uno più uno più uno potrebbe fare tre e potrebbe essere quindi positivo. Il punto è che bisogna misurarsi invece con l'irriformabilità del quadro, così come noi ci misuriamo in CGIL con l'irriformabilità della CGIL e diciamo costruiamo il conflitto, credo che anche la sinistra politica si debba misurare con l'irriformabilità dell'Unione Europea. Il caso della Grecia è eclatante per tutti, cioè la Grecia è l'esperienza di Siriza, l'involuzione di Siriza, non perché Alexis Tsipras sia un venduto, non è questa la questione, la questione è che si è dovuto misurare, scontrare con un quadro di immutabilità, cioè la rottura non era una rottura facile, era una rottura sistemica, e su quello è accrollato. Cioè è facile la narrazione del cambiamento possibile, il problema è che per il cambiamento possibile necessita di rapporti di forza e di decisioni drammatiche.